Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ieri abbiamo parlato da una parte di beatificazione di Berlusconi, dall'altra parte di accanimento da parte di chi lo ha criticato. Qual è la cifra giusta per raccontare Silvio Berlusconi? Vedi Lilli, io sono abbastanza demoralizzato perché è davvero un paese che è diviso fra l'accanimento e il servilismo. Però l'accanimento me l'aspettavo, il servilismo devo confessare che un pochino mi ha sorpreso, l'ho trovato veramente eccessivo. La cifra, secondo me esiste una cifra per parlare serenamente di Berlusconi. La prima è già stato detto da tutti, anche da Marco che è molto critico, l'ho ascoltato ieri, cioè una persona che se ne va occorre rispetto, questo perché è una persona morta, eccetera. La seconda, arrivo a dire un po' di una parola che forse Berlusconi non aspettate che la usi per lui, un po' di tenerezza, perché comunque lui è stato parte della vita di molti italiani, anche di quelli che sono arrabbiati con lui, come il sottoscritto, per esempio. Ma pensate a un ragazzo, a chi è nato negli anni 80 e 90, non sono neanche più ragazzi, cioè Berlusconi come i Pokémon. Cioè, se lo sono, hanno vissuto lui tutto questo periodo. Questa è la seconda cifra. La terza, però, è quello che sta mancando, è una lettura onesta. Non possiamo rinnegare quello che abbiamo detto per 30 anni. Uso di nuovo forse un aggettivo che non vi aspettate. Io credo che sia stato John Micklewhite, che saluto e conosco, ha parlato dell'economia. Io parlo di un'altra cosa, dico che secondo me è stato un capo di governo e un leader diseducativo. Lui è stato il rabdomante delle nostre debolezze, le ha capite benissimo perché aveva un'intuizione paranormale, anche un uomo simpatico. Quando ero lì da te l'ultima volta, Lilli, era ossessionato dai miei capelli, continuava a dire che erano finti, me li tingevo. Ti ricordi? Io dicevo, presidente, invidia. Quindi era anche un uomo simpatico, però era un rabdomante delle debolezze italiane, debolezze morali, fiscali, edilizie, sessuali, qualsiasi cosa. Non è, secondo me, un leader che ci ha aiutato a crescere. E poi, magari ne parliamo dopo, ha incoraggiato tutti gli stereotipi su di noi all'estero. Tutto questo si può dire senza odio e senza, ripeto, però servilismo, perché purtroppo quello che sto vedendo, cioè ci sono delle, ascolto cose in televisione e leggo cose che in confronto Papa Giovanni era un monellaccio. Allora, Marco.